Sì, in questi anni ci sono stati due importanti investimenti tecnologici che hanno permesso di migliorare i servizi che gestisce l'Unione dei Comuni o che comunque afferiscono alla salvaguardia e alla sicurezza del territorio. Il primo è stato quello attraverso la Polizia Municipale dell'Unione del Mugello, un sistema di sorveglianza integrata grazie all'installazione di 8 videocamere, l'ultima proprio sul ponte di Sieve al Borgo San Lorenzo in questi giorni, che permette e ha permesso in questi mesi non solo di controllare i veicoli in termini di mancato pagamento dell'assicurazione o mancata revisione dei veicoli stessi, ma grazie a un sistema integrato con la Compagnia dei Carabinieri del Mugello anche di ovviamente prevenire eventuali reati e perseguire chi li commette sul territorio. Quindi un territorio più sicuro da un punto di vista della sicurezza e dei reati, un territorio più sicuro anche da un punto di vista ambientale, grazie agli investimenti che abbiamo fatto in questi anni, soprattutto per quanto riguarda il rischio idraulico conseguente sia alla gestione dell'invaso di Bilancino sia alle varie allerte meteo che purtroppo in questi anni hanno coinvolto anche il territorio del Mugello. Cosa abbiamo fatto in questi 3 anni come Unione dei Comuni? Intanto un piano di laminazione dell'invaso di Bilancino che permette finalmente oggi di avere un regolamento dove tutti i soggetti coinvolti, soprattutto in caso di allerta meteo, sanno quello che devono fare rispetto alla gestione dell'invaso. Quindi l'eventuale apertura dell'invaso di Bilancino nel caso in cui si arrivi al limite anche di sfioro delle piene, oggi è codificato in un regolamento che prevede attraverso la Protezione Civile, Publiacqua, i sindaci dei comuni e la Regione Toscana di sapere chi deve far cosa e soprattutto uno scambio informativo importante. Questo per evitare purtroppo spiacevoli episodi come quelli avvenuti a febbraio del 2014, dove a causa di una manovra sull'invaso di Bilancino l'abitato di Sagginale sostanzialmente per buona parte finì sott'acqua. Oltre a questo abbiamo fatto anche altri investimenti sull'abitato di Sagginale grazie al consorzio di bonifica, un investimento da 185.000 euro di salvaguardia del rischio idraulico sulla frazione e in ultimo ma non meno importante anche l'installazione di 2 radar, uno sul ponte d'Annibale a Sagginale, uno sull'SP42 sempre nel territorio di Borgo San Lorenzo, radar che permetteranno di segnalare immediatamente alla Protezione Civile eventuali anomalie da un punto di vista del livello dell'acqua. Sono questi 3 elementi che sicuramente permetteranno a tutti, compreso anche gli abitati che sono vicini al fiume Sieve, di stare più tranquilli e sicuramente dà anche un valore aggiunto a quella che è l'attività della Protezione Civile rispetto ai rischi in caso d'allerta meteo, perché con questi 3 interventi sicuramente riusciamo a mettere in sicurezza non solo Borgo San Lorenzo ma tutto il Mugello. Con il 2019 la programmazione del turismo da parte dell'Ufficio Turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello è iniziata logicamente facendo un riferimento al prossimo 2021 per l'anniversario, per le celebrazioni dantesche. Quindi abbiamo continuato nella programmazione con tutti gli assessori al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello nel programmare degli incontri attraverso i comitati danteschi per il mondo. E questi sono effettuati sia in Polonia che in Australia, nello specifico a Cracovia e a Perth, dove è stato sviluppato il percorso di Dante tra passato e presente per raccontare quelle che sono anche le opportunità del nostro territorio, che ha visto il passaggio del sommo poeta in un periodo particolare della sua vita, e quindi anche su questo si sviluppano un po' tutto ciò che riguarda le vie di Dante e la costruzione quindi di percorsi turistici tra Toscana e Emilia Romagna, dove il Mugello farà una parte importante perché avrà comuni come Marradi di Comano e San Gaudenzio che sono all'interno dell'ambito turistico appunto ottimale voluto dalla regione come particolarità fondamentali nella vita di Dante, quindi l'opportunità di visitare il Mugello, di conoscere ancora di più quelle che sono le valorizzazioni sia artistiche, culturali che storiche, ma allo stesso tempo un impegno importante che abbiamo sempre tenuto come Unione dei Comuni del Mugello nel far parte dei comitati danteschi a livello internazionale, che fanno sì che oltre a essere conosciuti da questo punto di vista come territorio perché frequentiamo questi ambienti, sfruttiamo in maniera appropriata la figura di Dante, perché ancora oggi la figura italiana più riconosciuta nel mondo, e quindi questo connubio tra Mugello e Dante può essere sicuramente un'opportunità di sviluppo per il turismo del nostro territorio anche negli anni futuri. 6 percorsi su Dante
sono un po' l'inizio di una nuova programmazione turistica, invece la Via degli Dei è ormai consolidata come elemento turistico importante per il nostro territorio di Mugello. Quindi il cammino che appunto va da Bologna a Firenze e passa attraverso i nostri clinari e soprattutto attraverso i comuni di Firenzuola, Balbinino del Mugello, Scarperia e San Piero, permette all'Unione dei Comuni di sviluppare nel periodo estivo iniziative di teatro, di musica e di cinema in collaborazione sia con le associazioni locali piuttosto che con altri partner, nel poter sviluppare ancora di più queste vie di cammino e di destinazione. Considerando che il cammino della Via degli Dei ad oggi dai dati nazionali sembra il cammino che abbia più frequentazioni di camminatori di tutta Italia, quindi è diventato il primo cammino di destinazione in base a quelli che sono i cammini nazionali in tutta Italia, quindi è un elemento anche di orgoglio e di vanto per il nostro territorio del Mugello che da 3-4 anni attraverso una giusta promozione di comunicazione, attraverso anche investimenti fatti soprattutto nella manutenzione con il CAI che poi ci vede anche partecipi come coordinatori della convenzione di manutenzione anche con il comune di Fiesole e di Vaglia, ha permesso al territorio della Via degli Dei, quello toscano, che si snoda quindi dal crinale appenninico fino a Firenze, di valorizzare ancora di più le presenze turistiche nel nostro territorio e soprattutto aumentare quella che è la conoscenza della Via degli Dei e di conseguenza avere anche la capacità di far conoscere di più il Mugello e quelle che sono le sue bellezze. Questo è un altro elemento importante di valorizzazione turistica e continueremo a sostenere appunto anche in quest'estate con eventi musicali, teatrali, cinematografici all'interno di questo cammino.